Grazie direttore. Allora, la storia di Massimo, io voglio sentire che cosa lui pensa. Massimo Della Monica è qui con noi, ciao e ben arrivato. Ha 48 anni, lui è di La Spezia. Massimo è un posatore di infissi di grande esperienza e però è stato licenziato dall'azienda per cui ha lavorato per quanti anni, Massimo? 32 anni in maniera continuativa, 32 nella anni solita per fare ditta, posatore di infissi, ma sempre in sempre in quell'azienda? quell'azienda lì, E sì, di colpo è esatto. arrivato il Sì, a licenziamento. luglio mi sento convocare, mi calato il lavoro e ti devo lasciare a casa, nonostante sapessero le condizioni che avevo a casa di una famiglia, diciamo, perché io ho un bambino piccolo di 8 anni e mia moglie è dal 2005 che lotta con la sclerosi multipla. E mano a mano è peggiorata, è costretta alla sedia a rotelle Scusami, praticamente. ma per cui i tuoi datori di lavoro, ex datori di lavoro, sapevano Sì, che tua moglie era malata? assolutamente sì. Sapevano che tua moglie è malata? Sapevano che è invalida al 100%, immagino, Corretto. no? Però ti hanno licenziato ugualmente Esatto. e sei stato uno dei pochi ad essere Sono stato l'unico licenziato. licenziato di tutta la ditta, sì. Le si è data una Ma risposta, perché solo lei? non... Le domande se dovrebbero fare chi mi ha licenziato, il cuore che hanno avuto loro nel licenziarmi, diciamo. perché non gliel'hai chiesto tu? E l'ho mai Cioè, il tuo toccato, lavoro ma l'hai fatto bene per sì, ho sempre 32 l'ho anni, se no fatto. ti avrebbero mandato via prima. Per Certo, cui speriamo, qua non assolutamente c'erano sì. scusanti. Sì. Perché prima c'era il vecchio titolare con cui ho lavorato per tanto tempo, poi deceduto, si sono inventati i figli, probabilmente era un altro spessore umano rispetto a lui, diciamo. Cioè, tu ne fai un discorso valoriale? Per me sì, perché Cioè, no, lui sì, non ti io ha non riesco a spiegare. riconosciuto simile a se stesso? Beh, pesante quello che Se ti stai no. tentando di dire, a meno che io non abbia capito male, ma mi sembra Perché di sì. guardi, sapendo la mia situazione mi dovevo lasciare a casa mia, c'erano delle persone che erano state assunte dopo di me e che non. Però tu andavi a lavorare, facevi le Io ho tue ore di sempre fatto il lavoro, mio, sono sempre stato al mio davi posto, peso. non ho avuto nessun problema, se ci devo chiedere permessi prendevo la legge 104 che è quella che ti garantisce, è pagata dall'INPS e ti garantisce ai titolari la sovvenzione, la giornata era pagata dall'INPS, dunque E questo è adesso questo. come vai avanti? Senza Adesso lavoro, con purtroppo, la moglie malata? l'ASPI, l'indennità di disoccupazione, mi è finita perché dura 8 mesi, e adesso a febbraio è terminata, e praticamente viviamo dalla pensione di mia moglie, quella di invalidità, adesso è arrivato l'accompagnamento, vabbè. Ma stiamo parlando di poco, perché è Sì, inutile che cifre uno le dica dico, no, la no, pensione di mia sì, le moglie, cifre si ma le sanno. conosciamo purtroppo molto bene le pensioni dell'invalidità, di Eh quelle sì, vere, che poi quelle finte sono un'altra cosa sì. ancora, le Purtroppo finte chi ha invalidità, bisogno a quelli i soldi glieli poi. danno. Vi prego? No, dico, i finti invalidi, i Ah soldi sì, intanto sì, se ne sente glieli continuazione, danno. falsi ciechi, falsi cose, poi chi veramente chi ha bisogno. Senti, allora io so che tu sei venuto qui per fare un appello alle nostre telecamere. Sei giovane, hai ancora tanta voglia di lavorare. Sei stato licenziato, tu questo racconti ingiustamente, noi ovviamente ti crediamo, ma Certo. il tuo viso e i tuoi occhi sembrano non mentire. Io faccio un appello, io ho bisogno di lavorare, ho bisogno di poter mantenere la mia famiglia, il mio figlio di 8 anni, mia moglie invalida. Io qualsiasi cosa che anche credo dal mio lavoro, sono disposto a fare qualsiasi cosa, mi ci dedicherò, mi ci impegnerò a fare qualsiasi cosa. Cioè io voglio riavviare la mia dignità. Cosa che mi è stata tolta con licenziamento. Direttore, però poi ci dobbiamo confrontare e scontrare con la realtà delle cose. Ma la Qui realtà. c'è un licenziamento a
48 anni, così che la sembra... La realtà delle cose però ci dice che il mondo va avanti, il mondo delle imprese è un mondo che ha bisogno di essere competitivo. Non c'è dubbio, oggi nuovi sistemi, processi produttivi, la necessità di aggiornarsi, di essere al passo con processi industriali innovativi e moderni escludono una fascia di lavoratori. Per questi credo che occorra che chi ha la responsabilità del nostro sistema del lavoro e del welfare si faccia carico e carico in modo importante. Non c'è dubbio che le imprese non sono associazioni di beneficenza e dunque cercano occupazione e danno lavoro lì dove ci sono quelle professionalità che accontentano i sistemi produttivi. Allora, direttore, mi scusi, perché Massimo in realtà non è che non permetteva all'azienda di non essere competitiva, esattamente il contrario, cioè una professionalità di questo genere, un lavoratore che dopo 32 anni è diventato non bravo, bravissimo nel suo lavoro, di colpo si vede licenziato. Allora qui non si può più parlare di competizione, direttore, mi scusi. Daniela, si parla d'altro. Eleonora, scusa, nel nostro mondo io posso parlare con grandissima precisione nel mondo dell'editoria, credo poi si applichi un po' a tutto. 32 anni fa i giornali si facevano col piombo, oggi si fanno in un modo completamente diverso. Cioè non possiamo negare che ci sia una evoluzione dei sistemi produttivi. Poi la storia del signore probabilmente ha tutta una sua dinamica singolare. Il mio ragionamento più di carattere generale, che è un ragionamento che rende la fascia più alta di età dei lavoratori sicuramente più bisognosi di tutela e considerazione. Sì. Ma non è uno solo, cioè voglio dire, io credo che il capitale umano sia superiore a qualsiasi altra cosa, a qualsiasi discorso che un'azienda possa fare. Cioè una persona sola manda via, non è perché aveva troppo personale, no? Che forse ce l'avevano un po' con te? Non lo so, insomma. Io sono sempre stato al mio posto, non ho mai detto di nessun problema. Non c'è spiegazione a questa cosa. Cioè non è che non li hanno licenziati, no? 10, 20, per difficoltà. Cioè solo lui. Prima sottolineava anche il grave senso di frustrazione da parte di molti imprenditori italiani oggi. Ma è anche vero che oggi non abbiamo più quella classe di imprenditori responsabili che davano un senso al proprio lavoro nel momento in cui creavano anche benessere per il prossimo e per i propri dipendenti. A volte, non sempre, Pedullà, capita di trovare imprenditori che mettono al primo posto il denaro e non guardano in faccia a niente e a nessuno. E questa è veramente una delle pauperizzazioni più grandi delle imprese italiane. Luzzi, questo un po' c'è sempre stato, no? Un po' dipende anche dalla persona, perché io conosco molti imprenditori che invece cercano di resistere anche con enormi difficoltà per non licenziare nessuno, per continuare a mantenere delle famiglie, delle persone che stanno male. Qui stiamo parlando anche di un uomo che è sposato con una donna invalida al 100%, per cui non lo so, forse bisogna pensare alle persone che sono diverse una dall'altra. Avete detto tutte cose molto importanti e apprezzo molto anche la formidabile concretezza sempre di Roberto Alessi nel metterci di fronte alle cose nella loro dura sostanza. Vedete, il problema è questo. Cioè, ha ragione Pedullà quando dice che le nuove tecnologie distruggono posti di lavoro di tipo tradizionale. Questo è sotto gli occhi di tutti. È vero che oggi mancano, come è stato detto in studio, i vecchi imprenditori di un certo tipo, quelli che hanno fatto l'Italia del dopoguerra, quelli di cui parlava Einaudi nelle prediche inutili, quelli che ancor prima che pensare al loro personale profitto guardano la loro azienda come una grande risorsa sociale che crea lavoro, che crea benessere per tutti, che crea occupazione. Tutto questo è vero. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a un caso come questo, che è la punta d'iceberg di molte situazioni di questo tipo, noi possiamo vedere il problema da due punti di vista, vedete, o lo vediamo in un modo che secondo me non va molto lontano, che è quello del salario di cittadinanza, cioè a dire noi creiamo un'ulteriore zona di assistenza nel quale cerchiamo di dare un minimo vitale a tutti che lavorino o non lavorino, e questo probabilmente corrisponde anche ad una necessità obiettiva, ma c'è un'altra questione che invece secondo me andrebbe affrontata, cioè bisogna creare delle condizioni perché il lavoro, che non è soltanto una fonte di sostentamento, ma è anche una fonte di senso della vita.
I cassi integrati che prendono ancora un intero stipendio spesso si ammalano quando rimangono a casa, magari percependo ancora il denaro, e vedono la moglie che al mattino va a lavorare e loro devono andare ai giardinetti, capite? Perché il lavoro è qualche cosa che ci dà una ragione di vivere oltre che il denaro per vivere. Allora noi dobbiamo pensare ad una nuova società nella quale, indebolendo i lacci e i laccioli burocratici, defiscalizzando, aumentando la possibilità di mettersi in proprio, sostenendo coloro che vogliono rischiare in proprio, si consentono anche persone che hanno perso un lavoro tradizionale di rimettersi sul mercato del lavoro in formule nuove, ma non oppressi da mille vincoli burocratici. Provate voi ad aprire una qualsiasi attività in Italia a 50 anni e vedete quante carte, quanti bolli, quanti vincoli, quante oppressioni fiscali renderanno questa operazione di dignità difficilissima. Questa è una grande rivoluzione culturale che va molto al di là di quello che dice il Job Act, perché ha bisogno di una società più libera, senza la quale persone deboli non possono riciclarsi. Allora, comunque, adesso io vi racconto un'altra storia. Massimo, qui ci potete scrivere su arriviere@rai.it, è disposto a fare qualsiasi lavoro, però lui è un professionista, fa il posatore, sì, per cui comunque ha anche una sua mestiere. Un mestiere, una sua professionalità molto molto valida. Massimo, grazie. E noi aspettiamo il nostro pubblico, magari qualche miracolo avvenga. Speriamo. Ce ne sono stati qui durante questi due anni di storie vere? È successo ogni tanto, chi lo sa. Grazie. Speriamo, grazie. Allora.